Benvenuti a un'altra puntata di Un'altra Europa, che è la trasmissione che PDCTV mette a disposizione alle candidate e ai candidati della lista comunista e anticapitalista per le prossime elezioni europee del 6 e 7 giugno. Con noi oggi Maria Rosaria Marella, docente di diritto privato all'Università di Perugia, esponente di Socialismo 2000, candidata nella circoscrizione Centro. Parliamo di Europa, questa Europa che è sempre più importante per affrontare la crisi economica che è globale ma che riguarda anche il nostro paese e che colpisce duro. Sì, salve. L'Europa è assolutamente fondamentale perché oggi è la dimensione minima per affrontare la crisi economica e sociale che ci ha investito in pieno, la crisi e le contraddizioni del capitalismo che emergono oggi prepotentemente. D'altra parte è anche una salvaguardia in qualche misura rispetto a quella che è la regressione politica e culturale che subiamo in Italia, quindi l'Europa va vista anche nella prospettiva della laicità, per quindi la difesa dei diritti sociali e dei diritti civili. Questo paese ha visto in questi anni un'offensiva forte da parte delle gerarchie ecclesiastiche contro i diritti delle donne, contro i diritti civili. Ci sarà una reazione in questa, anche politica in questo momento da parte della sinistra, oppure dobbiamo accontentarci di una deriva regressiva e conservatrice di questo paese? Ah, insomma, questa lista si propone fra gli altri obiettivi anche quello di rilanciare forte il tema della laicità, che purtroppo è scomparso dall'agenda politica almeno del Parlamento, sembrerebbe ormai da tempo. In Europa le donne hanno innanzitutto una voce diversa perché attiviste femministe sono presenti e hanno influenzato le politiche di parità, ma ancora molto è da fare perché purtroppo quella politica, soprattutto la politica di occupazione femminile, è troppo improntata all'uguaglianza formale, mentre invece quello che c'è da fare è affermare fortemente la soggettività femminile anche sul piano dei diritti sociali e quindi dal punto di vista dell'uguaglianza sostanziale. Evidentemente oggi in Italia siamo in una situazione disastrosa perché da questo punto di vista sentiamo ormai rinvangare dei luoghi comuni e un linguaggio sessista, soprattutto devo dire dal nostro Presidente del Consiglio, che era ormai scomparso da anni, pensavamo ormai superato da anni. Un altro tema di enorme importanza è quello dei diritti delle persone omosessuali, che sono assolutamente scomparsi, sembra veramente, dall'agenda politica, mentre invece l'Europa è un luogo dove si possono e si devono riaffermare anche grazie al fatto che le legislazioni degli altri Stati membri sono molto più avanzate della nostra e oltretutto sono paesi che fortunatamente per loro fortuna non subiscono le enormi pressioni d'oltretevere che noi subiamo. In questo caso noi vogliamo insomma agganciarci a un'Europa più civile insomma dell'Italia su questioni essenziali della vita dei cittadini e di diritti inalienabili delle persone, ma c'è anche un problema di critica a questo impianto diciamo economico che ha governato l'Unione Europea negli ultimi anni e che ha portato a liberalizzazioni anche a politiche antisociali che noi vorremmo contrastare alla radice insomma come elemento fondativo di una nuova Europa dei popoli dentro cui ci siano i diritti sociali e civili come al centro della costruzione economica e politica. Sì, purtroppo assistiamo anche ad un, oltre all'impianto liberista che è stato ormai da anni denunciato, ma anche ad un attentato alla libertà sindacale, per esempio, che si è avuto grazie ad alcune sentenze della Corte di Giustizia recenti. E quindi è evidente che una sinistra forte in Europa deve proprio servire a reimpostare un modello di società fondato proprio sui diritti sociali e sui diritti civili. A questo proposito vorrei ricordare anche
quanto l'Europa sia tutto sommato timida ancora rispetto al problema a cui facevo riferimento prima, quello delle persone omosessuali, perché abbiamo delle direttive che sostanzialmente danno voce solo all'avanzamento culturale dei paesi scandinavi o di quelli dell'Europa centrale, o anche la Spagna, bisogna dire, ormai siamo praticamente isolati, ma sono direttive che non hanno portato alcun mutamento in Italia, perché si ritiene che la famiglia sia uno di quei problemi che sono sensibili e sono riservati alla sovranità statuale. Quindi un forte impegno sul piano sociale, sul piano economico, sul piano dei diritti civili è la prospettiva, l'unica prospettiva nella quale ci si può muovere per superare questo momento di crisi. Tu insegni all'università, l'università sì. È stata attraversata anche ultimamente da lotte contro le politiche del governo, in particolare sulla questione della precarizzazione del lavoro cognitivo, che è uno degli elementi che porta all'arretramento della possibilità stessa di sviluppo della scienza, della ricerca. Sì, assolutamente, questo è un momento particolarmente delicato anche su questo fronte. Assistiamo anche in una dimensione più ampia, direi europea, ad un tentativo di deprimere al massimo il sapere critico e di aziendalizzare le università. In Francia ci sono dei movimenti molto importanti, ci sono centinaia di facoltà occupate e il governo Sarkozy però è intervenuto di recente in modo piuttosto violento, chiedendo e ottenendo lo sgombero. Noi abbiamo avuto quella pessima legge della 113 del 2000, della 133 del 2008, che ha tagliato i fondi, e si sta procedendo attraverso un ridisegno anche dei consigli di amministrazione degli atenei, proprio in senso dell'aziendalizzazione, cioè cooptando dall'esterno rappresentanti dell'imprenditoria locale. Si sta procedendo sempre di più in questo senso, cioè ritenendo che non sia più il sapere al centro dell'attenzione, non sia più questa la funzione dell'università, ma sia piuttosto una conoscenza, un'expertise che è però finalizzata a essere impiegata nel mercato. Ora, abbiamo avuto questo un clima, si crea un clima in questo modo in cui anche poi la repressione più dura al luogo, come è successo per esempio nella mia università, in cui il rettore addirittura vietato l'ingresso ai precari, mentre invece l'università è sempre stata un luogo aperto, il luogo di conoscenza, di scambio di sapere, e i giovani ricercatori, ricercatrici precari sono essenziali, sono veramente il nostro futuro, quindi è oltretutto estremamente miope proseguire su questa strada. Stiamo andando verso la conclusione del nostro tempo, ma volevo chiederti, da giurista, un giudizio su queste nuove leggi sull'immigrazione. Beh, innanzitutto è sbagliata l'appiattimento che si fa della questione dell'immigrazione sul problema dell'ordine pubblico e della sicurezza. Non è quella la dimensione in cui va toccato il tema dell'immigrazione. Stupisce che qualcuno ci dica che l'Italia non deve essere multietnica, oltre al fatto che lo è già. C'è da chiedersi quale tipo di sviluppo economico in questo modo noi preconizziamo, cioè stiamo parlando di cose assolutamente irrealizzabili, sono mera propaganda politica, ed oltretutto si fa qui riferimento ai sentimenti più beceri, purtroppo, delle persone che hanno difficoltà economiche. Ed infine, insomma, tu sei un esponente di Socialismo 2000, il contributo di Socialismo 2000 a questa lista che mette insieme appunto la sinistra comunista e socialista. È un contributo nel senso di un recupero della tradizione, ma anche nel senso del rinnovamento del socialismo, che valorizzi anche le nuove soggettività, appunto le donne, il precariato, i migranti, nell'obiettivo di reinventare un modello di società diverso, più giusta, più uguale.
Salutiamo Maria Rosaria Marella, candidata nella circoscrizione centro per la lista comunista anticapitalista alle prossime elezioni europee del 6 e 7 giugno. Bandiera rossa, avanti!